Ciao, sono Teresa, la viaggiatrice Lemat. Ho già trascorso una settimana delle mie vacanze in Umbria, a Borgo Coloti, dove ho avuto molto tempo per il riposo. Ora Lemat mi farà conoscere un altro luogo segreto dell'Umbria, Cannara, un piccolo borgo a pochi chilometri da Assisi. Qui vivremo la quotidianità semplice e speciale di un piccolo paese. Sono anche giorni di festa, chissà cosa mi aspetterà. Perché tutto il paese di Cannara si ritrova qua in questa piazza. Appena arrivati alla Tana Libera Tutti, in piazza c'era il paese ad attenderci. La Tana Libera Tutti era un convento. Ma non è difficile entrarci. Anche un bambino potrebbe farlo da solo. È proprio un posto per tutti. Non ci sono barriere di nessun tipo. Benvenuto alla sua camera. Ho fatto subito amicizia con gli altri abitanti dell'ostello. A colazione ho conosciuto una famiglia di Milano. Abbiamo passato la giornata insieme in paese. Chiacchierato un po' al bar, partecipato alle feste, la rinchinata, il concerto, il gioco in piazza. Mi sono sentita a casa in tutto il villaggio. Esci dall'ostello, ma è come se fossi sempre dentro. A casa. Fanno di tutto per farti sentire bene. C'è sempre un personaggio da incontrare ed ascoltare. Quando sei alla Tana, puoi viaggiare con la fantasia. Passare un pomeriggio nella biblioteca del viaggio e perderti in mezzo a tutti questi libri salvati. A Cannara il sindaco apre le porte a tutto il mondo. Ma puoi anche prendere la bicicletta e visitare gli intorni, adagio, girando per la fertile Valle Umbra. Tutto attorno le colline e il Monte Subasio, su cui si trovano Assisi, Spello, Montefalco, Bevagna. L'ultimo giorno la Tana ci ha portato a fare un giro a Colle Mancio. C'è in cima a questa sommità un insediamento romano, assai poco conosciuto, ma noi l'abbiamo trovato. Qui hanno ritrovato un mosaico sorprendente. È stato emozionante conoscere le persone che lavorano qui. Ora che devo partire mi dispiace lasciare Marianna, Maddalena, Antonio, Francesco, Sonia, ma torno a casa felice per aver scoperto nuovi modi di viaggiare, conoscere persone e luoghi. E sono subito pronta per un altro viaggio con Lemat.